È il 3 aprile 1968 al Mason Temple di Memphis, una folla trepidante in attesa di un uomo che farà un discorso che prenderà il cuore di moltissime persone. Quest'uomo che stanno aspettando tutti è Martin Luther King. La folla è lì, le grandi vetrate fanno rimbombare il suono delle centinaia e più persone che stanno aspettando lui. Martin Luther King, un uomo che sta cambiando il mondo, perché siamo ancora nel 1968. Quello di Memphis sarà l'ultimo discorso di Martin Luther King, perché qualche ora dopo verrà assassinato da un suprematista bianco. Ma quel giorno le sue parole, a distanza di anni, sembrano profetiche, perché quel giorno citerà le parole di una giovane che gli ha inviato una lettera. Questa storia inizia proprio lì. La lettera a cui faccio riferimento è una lettera che il grande leader aveva ricevuto nel 1958, 10 anni prima, quando si trovava in ospedale dopo un attentato al quale era scampato in quel 1958, ed è lì che lui ricevette questa lettera, la lettera di una ragazza le cui parole avevano cambiato profondamente Martin Luther King. Ma perché quelle parole avevano così stravolto quell'uomo e lo avevano motivato, così come lui stesso diceva, più di qualsiasi altro discorso di importanti uomini e capi politici del tempo? Ma chi era questa ragazza e perché queste parole furono così toccanti per questo grande personaggio di cui oggi raccontiamo un piccolo pezzetto della sua vita? Andiamo insieme in quegli anni, è il 1958, e poi ci spostiamo di 10 anni e torniamo al giorno di quell'attentato. Adesso è il 1958. Per anni gli storici hanno cercato di capire se la lettera esistesse o meno, se questa ragazza avesse un nome, un cognome, e chi fosse realmente questa donna che aveva inviato questa lettera tanto importante. Spesso si è anche dubitato del fatto che potesse essere forse un espediente un po' retorico per continuare a parlare e amplificare la portata di questa storia. Invece hanno trovato la ragazza, il nome, il cognome di questa donna, ed è lì che c'è qualcosa di molto interessante in questo racconto, un racconto che vi porto oggi, che potrebbe sembrare una piccola storia nascosta tra le pieghe della storia con la S maiuscola, e invece è lì, in quelle piccole pieghe, in questi piccoli racconti, che a volte si celano momenti di cambiamento, le azioni primordiali che hanno portato ai grandi cambiamenti. E in questa lettera si nasconde la forza dell'azione di Martin Luther King e di come, e lo scopriremo lungo questo racconto, quelle parole avessero realmente cambiato e stessero procurando un cambiamento in molte persone, e lo vedremo adesso lungo questo racconto. Ma prima di cominciare facciamo come sempre un piccolissimo passo indietro e in poco tempo proviamo a capire chi era Martin Luther King. Venite con me. Martin Luther King nasce ad Atlanta il 15 gennaio 1929, siamo negli Stati Uniti. Suo padre è Martin Luther King Senior, sua madre Alberta Williams, suo padre è pastore della Chiesa Battista, sua madre è organista nel coro della stessa chiesa. Il suo vero nome era Michael King. Michael King come il padre, ma il padre di Martin Luther King nel 1934 fa un viaggio in Terra Santa e lì rimane poi colpito durante quel viaggio attraverso l'Europa dalla figura del grande riformatore tedesco Martin Lutero, e da lì decide di cambiare il suo nome in Luther King, e così farà con il figlio che diventerà Martin Luther King. La primissima infanzia di questo bambino è un'infanzia normalissima. Vive, gioca con i bambini del suo quartiere, nella strada vicino casa, gioca con bambini bianchi, ma ad un certo punto, crescendo, arrivando alle scuole elementari, qualcosa cambia. Gli viene imposto il divieto di giocare con bambini bianchi, ai bambini bianchi imposto il divieto di giocare con lui, e questo è qualcosa che lui stesso definirà come qualcosa di incomprensibile. Sua madre e suo padre cercano di fargli capire cosa
voglia dire essere neri in quel periodo in America, e da lì inizia questa nostra storia. Una storia che è la storia di un bambino, fondamentalmente, che non riesce a farsene una ragione di quei divieti, e gli raccontano la sua storia, cosa voglia dire vivere negli stati del sud degli Stati Uniti d'America, cosa voglia dire la schiavitù, le loro origini africane, la guerra di secessione che gli aveva poi in parte formalmente dato la libertà. Martin Luther King in quel periodo cresce con questo pensiero, cresce cominciando a guardarsi intorno e non comprendendo quello che lui sta vivendo e questa diversità che per lui è inaccettabile. La sua adolescenza la passa vivendo nel college della Morehouse College. Durante quegli anni di college, grazie a un insegnante, fa una scoperta, scopre la religione e alcune frasi che lo accompagneranno per sempre. Una tra queste che lo colpì particolarmente durante l'adolescenza fu una frase che parlava di Dio e di come la comunità nera potesse superare tutte le difficoltà grazie alla fede in Dio. Queste parole cominciano a essere delle parole viatici, i suoi punti di riferimento per proseguire nella sua vita. Sono le parole che spesso ci inducono al cambiamento, delle frasi che possono avere a volte una detonazione dentro di noi a tal punto da farci cambiare. E come in questa storia, alcune frasi come quella che lo hanno colpito particolarmente a tal punto da portarlo a iscriversi al seminario di Chester in Pennsylvania. Conseguita la laurea, inizia il suo percorso da predicatore e le sue parole iniziano lì a incontrare il mondo, le persone. La sua riflessione parte da un concetto che oggi potrebbe sembrare anche banale sotto alcuni punti di vista, anche se non del tutto, ed era questo: non comprendere il perché un uomo dovesse essere disprezzato e marginato semplicemente per il suo colore della pelle. Quelle parole iniziano a diventare detonatori, quelle parole iniziano a innescare dei meccanismi che incontrano moltissime persone e i cuori e la coscienza di molte persone, parole che si trasformano in lotta politica seguendo un metodo che era quello del Mahatma Gandhi, la non violenza. Adesso è il primo dicembre del 1955, siamo a Montgomery, in Alabama. Siamo vicini alla fermata di un autobus, siamo anche noi lì che stiamo aspettando un autobus. Ad un certo punto questo autobus arriva l'autobus e su quell'autobus sale una donna. Questa donna è una operaia nera, una donna che dopo un'intera giornata di lavoro sale su quell'autobus per tornare a casa. Salendo sull'autobus vede che i posti sono tutti occupati, i posti assegnati ai neri, non quelli assegnati ai bianchi, e vede che poco più avanti rispetto a lei c'è un posto libero, però un posto sul quale si poteva sedere soltanto un bianco e non un nero. Lei ad un certo punto quel giorno decide di sedersi in quella sedia, proprio lì, sulla sedia nella quale doveva sedersi un bianco. Accade che arriva il bigliettaio chiama la polizia dopo avergli ordinato più e più volte di alzarsi da quel posto e andare lì, nella parte posteriore di quell'autobus, e sedersi o stare in piedi vicino ai neri. Lei decide di non alzarsi, arriva la polizia quel giorno che la arresta. Questa, che potrebbe sembrare, come dire, un gesto tra tanti nelle migliaia e milioni di gesti che accadono ogni giorno, diventa la goccia che farà traboccare il vaso. Quella donna si chiamava Rosa Parks. Da lì comincia questa storia incredibile, perché Martin Luther King quel giorno inizia a riunire tutte le persone stanche di subire soprusi, violazioni, blocchi e divieti, e soprattutto uomini e donne discriminate per il colore della loro pelle. Lei era Rosa Parks, questo era il 1955. In quella occasione mettono in atto un'azione di boicottaggio. Martin Luther King, guidando
moltissime persone, qualcosa che poi farà il giro dell'America, nel giro di pochissimo tempo decidono di non salire più su un autobus, fin tanto che questa legge sbagliata non venisse abolita, e iniziano a non salire più sugli autobus. Il giorno dopo, quella azione così forte, partita dal singolo gesto di Rosa Parks, farà il giro d'America. Nessun nero salirà più su un autobus. E così è, i mezzi pubblici cominciano a viaggiare vuoti. Vuoti anche perché adesso non sono soltanto i neri, ed è qui che c'è un piccolo seme di qualcosa di interessante in questa storia, non soltanto i neri, ma anche i bianchi cominciano a non salire più sui mezzi pubblici. La situazione rimane invariata per molti giorni. Nessun nero sale sull'autobus e gli autobus rimangono vuoti. A questo punto King, Martin Luther King, viene citato in tribunale per aver recato danno ai trasporti pubblici, ma in una maniera quasi inaspettata giunge la notizia che la Corte Suprema ha abolito la segregazione dei neri sugli autobus. Da qui continua questo percorso, una piccola battaglia che è stata vinta dalla comunità nera, sarà una delle tante fino a quel 1968, ma lì ci arriviamo tra poco. Questa è una vittoria enorme per King, diventa da questo momento in avanti un vero e proprio leader della sua comunità, pagando un prezzo molto alto. Verrà preso a sassate, picchiato, aggredito dai cani della Guardia Nazionale, una dinamite, quantità di dinamite enorme, esplode davanti alla sua casa, verrà più e più volte arrestato durante le manifestazioni alle quali presenzierà, manifestazioni pacifiche. Cosa succede? Un aneddoto racconta che John Kennedy verrà in carcere e lì pagherà la cauzione, una delle tante volte nelle quali venne arrestato, e grazie a quella cauzione poté uscire dal carcere. Passano gli anni e diventa un leader sempre più acclamato, sempre più ascoltato. Le sue parole giungono al cuore della sua comunità e non soltanto. E arriviamo a quel 1963 nel quale lui, in quel discorso famosissimo, pronuncerà quella frase che diventerà poi una frase famosa e conosciuta in tutto il mondo, che ancora oggi viene associata alla figura di Martin Luther King, ed è I have a dream. Io ho un sogno. Questa è la storia di un sogno. Adesso siamo all'interno di una libreria di New York. Ci sono un po' di lettori, persone lì in attesa che stanno ascoltando la presentazione di un libro. È il libro di Martin Luther King, che alla fine di quella presentazione decide di firmare alcune copie per gli intervenuti a quell'incontro. E durante quel firmacopie arriva una donna che gli si avvicina e gli chiede se lui fosse o no Martin Luther King, e lui risponde affermativamente. Dopo aver risposto di sì, quella donna, una donna nera, lo colpisce al petto con un coltello, lo accoltella e lo lascia lì, steso per terra. Adesso Martin Luther King ha un coltello conficcato al petto e i testimoni che sono lì intorno si avvicinano a Martin Luther King cercando di aiutarlo e vorrebbero estrarre, tirare via quel coltello, ma fortunatamente un agente di polizia che arriva lì per caso li blocca e gli dice di non estrarre quel coltello perché potrebbe morire dissanguato e di aspettare un'ambulanza, ed è così che quel gesto di quell'agente di polizia salverà la vita di Martin Luther King, perché quel coltello, quella lama, aveva preso l'aorta e quindi dovettero in ospedale dover aprire chirurgicamente il petto e estrarre quel coltello. Insomma, grazie a quel gesto Martin Luther King sopravvive. Siamo a 10 anni prima del giorno in cui verrà assassinato. Come scriverà Martin Luther King in quelle lunghe ore di attesa in ospedale, sarebbe bastato un piccolo movimento ad ucciderlo, forse anche soltanto un piccolo starnuto per farlo morire annegato nel suo stesso sangue.
Durante quelle lunghe giornate di convalescenza in ospedale verrà inondato da centinaia di lettere e messaggi dove ognuno cerca di trovare le parole giuste per poter sostenere Martin Luther King, e tra le tante lettere che ricevette ce n'è una che è la protagonista di questa storia che lo colpì particolarmente, come lui stesso dirà, lo cambierà nel profondo. Come lui stesso dirà, ricevetti molti telegrammi, telegramma del presidente, ma non ricordo le parole. Le parole del vicepresidente nel suo telegramma, beh, ricordo poco. O le parole nel suo telegramma del governatore, non ricordo le parole di questi telegrammi, ma ricordo che ad un certo punto vidi una lettera che mi colpì, ed era la lettera scritta da una bambina che frequentava la White High School, e fu quella lettera che prese la mia attenzione, una lettera che ricorderò per sempre. La lettera comincia così: sono una ragazza della White Plains High School. Anche se non dovrebbe importare, ci tengo a dirle che sono una ragazza bianca. Ho letto in una sua intervista che se è sopravvissuto a questa esperienza è perché non ha starnutito, e uno starnuto avrebbe potuto ucciderla, lei stesso ha detto, e allora io oggi ci tengo a ringraziarla per il fatto che tu non hai starnutito. Adesso è il 3 aprile 1968, torniamo a Memphis, lì dove Martin Luther King sta per fare il suo grande discorso, un discorso che sarà il suo ultimo discorso, e in quel discorso dove lui pronuncerà più volte quella frase che sarà: se avessi starnutito oggi non sarei qui, se avessi starnutito non sarei stato alla grande marcia di Selma, oppure non avrei mai detto a Washington di un sogno che ho visto, non avrei mai visto i neri dell'Alabama alzare la schiena. Come ogni altro uomo, anch'io vorrei vivere una vita lunga, felice, vorrei anch'io vivere così, ma non mi preoccupa questo. Quello che mi preoccupa oggi è fare la volontà di Dio, perché è Lui che mi ha dato la forza e la possibilità di salire sulla cima della montagna e di vedere. Ho potuto vedere la terra promessa, e se non potrò entrarvi insieme a voi, voglio che voi sappiate che noi, il popolo della terra promessa, saremo accolti. E allora sono felice stasera e non temo più nulla né nessuno, perché sono stato in cima alla montagna e i miei occhi hanno visto la gloria di Dio che viene. Questo è un estratto di quel discorso. Tra le 1800 lettere ricevute da King durante il periodo della sua ospedalizzazione, in quel periodo post-attentato, non si riesce a trovare, ai ricercatori almeno non trovano, questa lettera, la lettera di questa ragazza di cui lui parlava e che aveva così tanto motivato Martin Luther King. Ma ad un certo punto un giornalista del Wall Street Journal troverà questa lettera, lettera che quindi è esistita, e si risale così al nome della ragazza che la scrisse e che la inviò in ospedale a King. Chi era questa ragazza? Questa ragazza, si riuscirà a ritrovare una foto di questa ragazza, e si chiamava Jane Kepler, una foto molto rappresentativa, una ragazza che sembra uscita da una pubblicità, potremmo dire così, una foto piena di colori. Lei intenta dare un bacio a suo figlio prima di accompagnarlo a scuola. È la classica immagine della classe media americana. Martin Luther King, in quel suo ultimo discorso, ringrazierà quella donna, come se quella lettera di quella donna, adesso donna, prima ragazzina, avessero prodotto un cambiamento vero dentro di lui, come se l'immagine stereotipata di quella donna avesse azionato un nuovo modo di pensare. E in questa lettera si nasconde la forza dell'azione di Martin Luther King e di come quelle parole avessero realmente cambiato e stessero procurando un cambiamento in molte persone. Questa era la storia di Martin Luther King, del suo ultimo discorso e di Jane Kepler. Ecco, una piccola storia che ci tenevo a condividere con voi, perché nelle piccole storie che a volte
c'è qualcosa che racconta della storia più grande. E forse sono le piccole storie che meritano di essere raccontate e ascoltate. È stato un piacere stare qui con voi e raccontare quest'altro piccolo aneddoto. È stato un piacere, vi ringrazio soprattutto per tutti i commenti che sotto ogni video scrivete dopo questi miei racconti. E per me è molto importante ed è un grande piacere continuare a ricercare e raccontare storie per voi. Grazie e ci vediamo al prossimo racconto. Iscrivetevi al canale. Se non lo avete ancora fatto, mettete un like se questa storia vi è piaciuta. Ciao, alla prossima!